Coach Trullo, possiamo dire una gara pazzesca, dai due volti quella giocata della Leo Filcheim Roseto questa sera, vittoria per 74-64 su Nardò, gara 4 presa, serie sul 2-2, si tornerà a Nardò in Puglia mercoledì. Sì, i ragazzi sono stati. La squadra è stata stoica perché eravamo partiti con l'assenza importantissima di Serafini, che non sarà neanche chiaramente con il gesso, non potrà giocare. E poi c'è stata anche l'espulsione di Amoroso, quindi ho dovuto mettere anche giocatori fuori ruolo per tutta la gara, giocando anche tantissimi minuti. I primi due quarti, come dicevi tu, loro avevano più energia, ci hanno messo in difficoltà anche sui pick and roll, poi abbiamo preso fiducia dalla bomba da tre allo scadere di Pastore, che ci ha concesso di tornare in spogliatoi a meno 9 invece che in doppia cifra. E lì poi quando siamo rientrati nel terzo quarto, abbiamo giocato con tantissima energia in più, abbiamo sofferto tantissimo meno i pick and roll, abbiamo fatto quello che siamo abituati a fare, riempiendo anche un po' di più l'area. E siamo riusciti piano piano, punto dopo punto, a rientrare. Poi c'è stata, come ti dicevo prima, l'espulsione di Amoroso, e lì Ecco qua, c'è sembrava. l'espulsione di Valerio Amoroso al 31esimo minuto, quindi all'inizio quarto parziale per doppio antisportivo. Poteva essere il colpo del KO alla Leo Filcheim, invece è stato probabilmente il momento chiave con Roseto che ha avuto il là per vincere. Sì, nel senso che ci siamo uniti ancora di più nelle difficoltà. Tra l'altro Valerio stava giocando in quel momento anche molto, molto bene, ci dava anche pericolosità. E lì abbiamo giocato con quattro piccoli, con Lucarelli che marcava il lungo avversario, con Nicolic da 5. Per fortuna non ha commesso il quinto fallo e siamo riusciti a finirla mettendoli in difficoltà. Abbiamo trovato dei canestri importanti da Ruggero, abbiamo trovato dei canestri un po' anche tiri liberi. Questa sera abbiamo segnato un po' di più rispetto alle altre gare, quindi devo dire stoica, una Roseto stoica. Ringrazio anche il pubblico di Roseto, che magari numericamente non possiamo essere più di 500, però stasera si è fatto sentire, sembrava di essere tornati alla vecchia Roseto, e aver giocato un anno senza pubblico nel deserto, stasera ci siamo resi conto, insomma, che giocare col pubblico è completamente diverso, ti aiuta, e quindi abbiamo vinto anche grazie a loro.